cambia siamo noi. Salve a tutti, sono Daniel Tarozzi, giornalista di Italia che Cambia e fondatore di questo progetto che vuole raccontare, mappare e mettere in rete questo paese. Oggi sono qui con il dottor Franco Berrino, sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare una collaborazione che sta nascendo tra Italia che Cambia e La Grande Via per creare la Guida Nomade, che approfondiremo tra poco. Ma prima vorrei, per chi ancora non lo sapesse, spiegare che cos'è questa Grande Via, di cui abbiamo anche qua il libro, insomma, uscito. La Grande Via è un'associazione che io ho fondato con Enrica Bortolazzi con lo scopo di informare e di divulgare le conoscenze scientifiche per aiutare le persone a non ammalarsi. La Grande Via è la via del cibo, via per ritrovare il cibo semplice che fa bene alla salute, è la via del movimento, dell'attività fisica ed è anche la via spirituale, la via della meditazione, che oggi sappiamo che con il cibo, con il movimento e con la vita spirituale noi possiamo agire sui nostri geni per giungere anziani in salute. La cosa più bella che possiamo augurarci è di diventare vecchi e di morire senza malattie. Tra l'altro Italia che Cambia ha creato proprio in Casentino il suo primo prototipo territoriale e non a caso il progetto di cui andremo a parlare, che è la Guida Nomade, avrà una delle sue sedi con la Grande Via proprio in Casentino, no? Dai Camaldoli. E quindi ti chiederei di raccontarci che cos'è questa Guida Nomade di cui noi siamo orgogliosi di essere partner e come mai, cosa farete anche in Casentino. La Guida Nomade è un'attività per aiutare un po' la strategia della Grande Via, per aiutare le persone a sapere dove andare per procurarsi il cibo sano, dove andare per poter mangiare con un cibo semplice, un cibo tradizionale. Quindi è una guida dei produttori etici, dei produttori che lavorano la terra con il rispetto della terra, senza avvelenare la terra, con amore per quello che fanno, per produrre dei prodotti sani, dei prodotti che facciano bene. Quindi agricoltori, ma anche trasformatori e anche ristoratori. Ci auguriamo che questo possa essere di utilità per le due parti, per i piccoli produttori che stanno lavorando bene, quelli di cui voi stessi vi occupate, e che possiamo aiutarli quindi a vivere meglio, ad avere una maggiore visibilità sul mercato, e dall'altra parte per aiutare i cittadini che non sono coinvolti direttamente nella produzione del cibo, ma che devono naturalmente basarsi su altri, per sapere come cavarsela, per trovare il cibo della longevità che noi raccomandiamo. La Grande Via avrà una sede nel Casentino. Saremo ospitati in questa antica struttura che appartiene ai monaci camaldolesi e molte delle attività della Grande Via, soprattutto dei seminari residenziali, si faranno lì, ma la nostra ambizione è che quello sia un luogo sempre aperto, dove possano venire i pellegrini, dove possano stare per un giorno, come possono stare per un mese, che hanno bisogno del cambiamento per ritrovare la salute. Italia che Cambia racconta e mappa questo tipo di progetti, quindi per noi non poteva che essere naturale sposare questo percorso che andremo a costruire insieme. E il Casentino secondo me rappresenta l'Italia che Cambia, nel senso che sono i luoghi cosiddetti arretrati rispetto a un vecchio modello economico che nel nuovo o antico modello economico che si sta costruendo diventano l'avanguardia di questo mondo. No? Quindi... E poi è un luogo molto spirituale. Esatto. Ci sono alcune realtà spirituali in questa piccola area geografica che sono veramente molto profonde e molto importanti. Cibo, viaggiare, meditare, insomma, è alla base di tutto quello che noi incontriamo ogni giorno, quindi vi aspettiamo, buon viaggio e ci vediamo sulla Guida Nomade. Grazie. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.